Liberi.tv, Riccardo Cristiano, a Nocera Trinese in compagnia di Ferrando Gigliotti, sindaco del appunto citato comune, che diciamo che da quest'estate, dall'inizio della sua legislatura, si è sempre attivata per iniziative riguardanti l'ambiente. E lo vediamo già da quest'estate, dicevo, e chi magari va su internet può documentarsi. Questa è un'altra bellissima iniziativa, Ricicla, si occupa di riciclaggio, di installare delle attrezzature, delle macchine che riciclano. Perché è importante questo? Beh, noi come Comune di Nocera abbiamo iniziato la raccolta differenziata soltanto il 13 luglio, quindi abbiamo affaticato tanto e ci siamo riusciti e non avevamo via di scampo, visto che siamo un comune dichiarato in dissesto. Noi siamo stati eletti il 6 giugno, avevamo necessità, dovendo aumentare per forza, per legge, le tasse ai cittadini, avevamo necessità di ridurre immediatamente i costi, di modo che tra 1 o 2 anni riusciamo a tornare più o meno a pari o quasi a pari. La spesa più grossa del nostro comune è, ahimè, la raccolta della spazzatura e la gestione del depuratore consortile. Oggi ci stiamo occupando in questa manifestazione di una iniziativa che tende a coinvolgere tutta la cittadinanza, ma particolarmente la scuola, al risparmio nella spesa della spazzatura, favorendo il riciclo, quindi favorendo una corretta raccolta differenziata attraverso la concessione di eco bonus. Non a caso io l'ho battezzato come eco bancomat, e ci sono appunto delle possibilità per cui i cittadini, portando qui su questa pressa, difatti è una macchina compattatrice della plastica, dell'alluminio e dei prodotti in PET, consegna per ogni unità, per ogni pezzo, un punto. Abbiamo avuto l'idea di coniugare questa iniziativa con il mantenimento della mensa scolastica, che altrimenti come comune in dissesto non avremmo potuto attivare, se non a costo, a totale carico dei cittadini. In questo modo cerchiamo di far capire, non andremo ovviamente a coprire il costo della mensa scolastica, ma facciamo capire ai cittadini che se ci aiutano a risparmiare nella spazzatura possiamo garantire un servizio, possiamo migliorare un servizio che già garantiamo. Così i ragazzi, prima, i loro insegnanti, i loro genitori sono in qualche modo coinvolti in questo progetto, che è un progetto culturale, che è un progetto economico, che è un progetto ambientale, che è un progetto per una cittadinanza attiva virtuosa, cioè risparmiamo tutelando l'ambiente e garantendoci i servizi essenziali. Tra l'altro tu concludi spesso le tue interviste, o comunque i tuoi interventi, dicendo: dateci una mano a fare il nostro lavoro. Molti non lo fanno. È così, molti fanno di peggio, ci ostacolano e ci rendono la vita impossibile, però noi resistiamo e a mano ce la faremo, perché gente che ci dà la mano è in numero gran lunga superiori a quelli che non ce la danno. E quindi poi basta avere un attimo di lungimiranza, le buone pratiche, le scelte per la cittadinanza. Questo è un vantaggio per i cittadini, non è un costo per il comune, non è un costo per nessuno, è un vantaggio per i cittadini, quindi perché non usarlo? Esatto, tra l'altro non è un costo nemmeno per l'ambiente. Poi anche hai detto una cosa molto interessante prima, quando hai presentato questo compattatore, ovvero che si possono raccogliere questi punti anche per chi non ha la possibilità di usufruire del servizio mensa, perché ci sono delle famiglie sicuramente che hanno questo problema. Beh certo, noi come ente, come comune in dissesto, non possiamo non far pagare la mensa e il trasporto scuola-bus a tutti quanti. Ci rendiamo conto che molte famiglie sono impossibilitate a partecipare al pagamento perché non hanno le risorse economiche, e del resto come comune non abbiamo le risorse per coprirne i costi. In questo modo cerchiamo di fare che cosa? Di dare l'opportunità di conferire qui degli oggetti da differenziare e in cambio avere dei punti, e con 1500 punti si ha diritto a un intero blocchetto mensile di una mensa scolastica. Per cui chi non ha la possibilità economica può utilizzare questo sistema per aiutarsi, e chi invece ha la possibilità economica può aiutare il compagno di scuola in difficoltà in questo modo. È anche un modo
proprio per essere solidali con un semplice gesto, con il passaggio. Una volta ci scambiavamo anche le figure panini, non so se ne avete fatto anche voi di raccolta. Ecco, scambiamoci questi punti, questi eco bonus e cerchiamo di fare che cosa? Di vivere meglio nel rispetto del territorio, nel rispetto delle finanze comunali, nel rispetto delle finanze individuali, perché è un costo anche per i cittadini, per i singoli cittadini poi la differenziata, perché l'andiamo a riscuotere con la Tari, per forza. Meno spazzatura produciamo, meno tasse pagheremo, meno spazzatura produciamo, meno inquiniamo, più differenziata facciamo, più tuteliamo l'ambiente, risparmiamo soldi pubblici, risparmiamo soldi privati e, perché no, riusciamo ad ottenere altri servizi, perché in cambio di questo possiamo dare la mensa, possiamo fare una villetta, così come faremo qua, questo luogo, ripeto, scelto per la sua centralità e nel contempo per il suo essere marginale, perché pur essendo sulla strada principale, su Viale Stazione, è all'interno di uno spazio pubblico abbandonato. Servirà anche questo per creare intorno a questo ecobancomat un'oasi di incontro, di benessere, di piante. Tu sai che a me piacciono tantissimo le piante e quindi perché no? Prolungheremo la villa che sta dall'altra parte, la prolungheremo qui davanti. Perfetto, io ringrazio Fernanda Gigliotti, sindaco di Nocera Terinese, a questo punto comune virtuoso, anche virtuosissimo io direi, perché da quest'estate si prodiga per l'ambiente, valorizzare il territorio e farne veramente un gioiello. Nocera Terinese lo è sempre stato, almeno geograficamente, adesso lo sarà ancora di più secondo me, perché è un cambiamento questo, veramente un cambiamento. Grazie sindaco. Grazie a voi e venite a vivere a Nocera. Tornate a vivere a Nocera tutti, grazie.